Oggi volevo farvi la recensione di un film che molto probabilmente magari è passato in sordina perché non è molto conosciuto, però in un certo senso è il remake, come al solito, di un altro film che comunque penso che alcune persone siano molto, lo conoscono molto bene. Ed è Mother Instinct. Ora, Mother Instinct è un film del 2024 ed è diretto da, sì, allora, leggo qua perché se no non mi ricordo nulla, da Benoit Delhomme ed è il remake di Doppio Sospetto, ovvero è tratto ispirazione dal libro Oltre la siepe di Barbara Havel. Ora, è un film molto particolare che tratta di maternità, di obblighi verso la famiglia e in un certo senso della donna come ruolo centrale nella famiglia, nell'occuparsi della famiglia, di occuparsi dei figli, che però comunque ad un certo punto, diciamo che allora, ad un certo punto esplode. Allora, il ruolo della maternità, quando si tratta di non saper, come dire, gestire un lutto oppure gestire un qualcosa che, come posso dire, che non si conosce, in un certo senso che quando il dolore, ecco, è troppo forte e purtroppo ci sono alcune persone molto fragili, persone fragili in generale, che purtroppo non riescono a cedere come posso dire, al dolore. Ecco. Questo film è ovviamente del 2024 e ha come protagoniste Anna Hathaway e Jessica Chastain, che rispettivamente sono allora, due amiche, due vicine di casa, che poi diventano chiaramente due amiche molto legate ed hanno una famiglia. E chiaramente una delle due, che è il personaggio di Anna Hathaway, che è Celine, ad un certo punto subisce purtroppo un trauma. Un trauma detto proprio da Pale Papale perché il suo figlio, il proprio figlio, ha un incidente. E in un certo senso lei non riesce ad elaborare il lutto come si deve e purtroppo questa cosa avanza. Come posso dire, avanza nel senso psicologicamente non riesce a fermarsi nel senso che sì, io ho perso un figlio, però devo cercare di andare avanti. No, allora, in un certo senso, lei non accetta di aver perso un figlio e quindi purtroppo succede l'incubo più totale che lei, l'incubo più totale che lei vuole purtroppo il figlio di qualcun altro. Ora, spoiler, diciamo che questo film, sì, allora, questa è la trama principale, quindi chiaramente questa è la trama, non spoiler, ok? Diciamo che ora vado ad andare avanti con spoiler, più che spoiler per chi non ha se letto, come me, oppure per chi non ha visto il film originale, che io ho dato un'occhiata su internet e che comunque non lo conoscevo, me l'ha raccontato mia mamma, e in un certo senso, allora, se a mio parere, io ho sentito dire che questo film è stato fatto da quello che mi è stato messo davanti. È stato creato questo film semplicemente perché sia Anna Hathaway che Jessica Chastain sono due premi Oscar. Ok, per carità, sono due attrici molto brave, però non è che se sono due attrici premi Oscar tu gli fai fare un remake. Cioè, a mio parere, cioè, potevi fargli fare un film nuovo insieme. Posso capire perché in questo film sono veramente, veramente, veramente brave. Cioè, a interpretare le due parti, specialmente Anna Hathaway, che comunque ha nel
nell'interpretare una persona che ha subito un dolore e che non riesce ad accettarlo, è molto brava. Specie anche Jessica Chastain. Jessica Chastain comunque, diciamo, è nel ruolo che comunque lei chiaramente non ha traumi, perché lei comunque il figlio ce l'ha ancora, ma è molto brava comunque, perché si vede che comunque lei ha un, come posso dire, vuole dare un sostegno all'amica. Però quel lavoro più grosso, come posso dire, che sì, il lavoro più grosso, quello che comunque preme, è quello di Jessica Chastain. Jessica Chastain è l'amica che comunque lei, ad un certo punto, ci sono queste due amiche che però c'è un incidente, purtroppo, non è colpa di nessuno, che perde un figlio. E allora ci sono delle circostanze che chiaramente fra le due amiche si creano, perché si danno la colpa. Una si sente in colpa perché, allora, il romanzo originale si chiama Oltre alla siepe. Allora, Oltre alla siepe perché lei, Jessica Chastain, che interpretava l'amica, lei nel momento dell'incidente stava come mettendo a posto i fiori del giardino, insomma, della siepe, e lei in un certo senso vede il figlio dell'amica che è su un pianerottolo della casa, e chiaramente si spaventa, dico, ma no, gli urla in un certo senso, no, stai fermo, cosa stai facendo? Occhio che stai cadendo. E nello stesso tempo lei in un certo senso vuole attraversare la siepe per in un certo senso sorreggerlo se cade. È una cosa oltre il limite, perché comunque a te ti viene l'istinto di aiutare una persona, anche se, come posso dire, quella persona, se ha un incidente, è finita. Però lei comunque ci vuole tentare, lei vuole, nel senso, nel oltrepassare la siepe, lei pensa che se quel bambino cade dal pianerottolo, dal balcone, come adesso non so come, dove era, comunque penso che sia un terrazzino piccolino, pensa di poterlo sorreggere. E in un certo senso non ce la fa, perché nell'attraversare la siepe è molto folta, la siepe è una specie di barriera che separa lei e la sua vicina di casa, che è l'amica. E quindi chiaramente non, e questa cosa è il senso di colpa che, come dire, in un certo senso governa. È il punto principale di tutto il film, perché poi comunque succede ancora che suo figlio è sul pianerottolo della casa, l'amica, e però lei riesce a oltrepassare, però in un certo senso lei si sente in colpa perché non è riuscita a oltrepassare questa siepe, questo ostacolo che la metteva tra lei e la salvezza del figlio dell'amica. Quindi c'è anche il senso di colpa. Però in un certo senso lei non c'è, purtroppo non ce la fa e il bambino muore. Allora, l'amica che è interpretata da Celine, che è Anna Dathaway, entra in un limbo che purtroppo qualsiasi persona, dico persona se non qualsiasi donna, deve poter superare. Però lei non ci riesce, perché chiaramente è difficile. Io non l'ho mai vissuto, perché io non ho figli, vabbè, però chiaramente penso sia molto difficile superare la morte di un figlio, quindi chiaramente lei entra in uno stato non catatonico, anzi, no, catatonico, però entra in uno stato proprio di un senso: no, io non accetto questa cosa di aver perso un figlio e voglio il figlio di qualcun altro. Ecco, in un certo senso tutto il film è basato sul fatto che lei, tutto il film, la parte finale, perché durante il film, allora, loro due sono molto brave. Le attrici Anna Hathaway, Jessica Chastain, sono veramente, veramente, veramente bravissime al dover mascherare, tra virgolette, l'intenzione del film, perché comunque è un remake. E quando fai un remake, tu devi essere bravo a, perché dato che il film, la persona, lo spettatore ha già visto l'originale, quindi chiaramente devi essere bravo a mascherare quello che vuoi fare. Quindi chiaramente sono molto brave loro a, come dire, specialmente Anna Hathaway, che Anna Hathaway è la donna che non è capace di elaborare un lutto, deve chiaramente
a dire no, io non accetto di aver perso un figlio e voglio il figlio della mia amica. Quindi cosa succede? Che lei purtroppo uccide l'amica, il marito, la famiglia del bimbo, dell'amica, e per poterne prendere il figlio e chiaramente averne lei la custodia. Infine, infatti, si vede che allora mia mamma, io non l'ho visto l'originale, sono solamente reduce da quello che ha detto mia mamma, e dice che scoprono quello che ha fatto e tutto il resto. In questo film non scopre nessuno quello che ha fatto, perché lei potenzialmente uccide sia il marito, suo marito, che la famiglia dell'amica, sia lei che tutta la famiglia, per poi ottenerne la custodia. E quindi chiaramente ottiene la custodia del figlio dell'amica. Ecco. Bene. E finisce che loro due, il bimbo, questo bimbo e lei, corrono su felici sulla spiaggia. Ora, diciamo che i temi di questo film sono palesi, come chiaramente senso di colpa da parte di Jessica Chastain, dell'amica che non riesce a salvare, fra virgolette, perché non sarebbe riuscita comunque, perché non è che se un, vabbè, un bimbo piccolino se cade dal balcone, chiaro, è leggero, se lo riesce a prendere è leggero, chiaro. Però chiaramente non riuscire a salvare il figlio dell'amica, voi vedrete che durante tutto il film questa donna, poverina, si sente in colpa perché lei l'ha visto che stava sporgendosi troppo dal terrazzino, dal balcone, insomma, quel che si era, da quello che era. Poi chiaramente l'apparenza. Allora, in questo film inizialmente, parto dall'inizio, nel senso che poi vabbè, diventa un'altra cosa, inizialmente c'è molta apparenza nel senso del creare la donna perfetta, cioè nel senso che la donna perfetta nel senso la moglie di casa, la moglie di casa, la madre di casa, quella che accudisce i figli, cioè quando il marito va a lavorare, è ambientato indietro dai costumi, penso che sia anni 60, 50, non lo so, penso che comunque in quei tempi che la donna era quella che badava la famiglia, quindi è l'apparenza, nel senso che la famiglia felice ha l'apparenza, però dentro c'è sofferenza, chiaramente. E poi i ruoli delle donne. Il ruolo della donna qui chiaramente è fondamentale, perché il ruolo della donna qui è chiaramente l'obbligo, fra virgolette, della madre perfetta. La madre, la donna perfetta, la moglie perfetta dell'uomo che va a lavorare, lei resta in casa a badare al figlio, alla famiglia, eccetera, eccetera. Cioè, si notano i classici compiti della donna. Come, perché chiaramente è un film molto, penso, è un film anni indietro, perché dai costumi vedo che comunque i costumi sono anni 50, anni 60, non lo so poi, io ho visto quello che deduco da quello che vedo, ed è chiaro che lì questo film mostra la donna come madre di famiglia, moglie, moglie perfetta, eccetera, eccetera. E poi chiaramente quello che secondo me, oltre al ruolo della donna, anche dai disturbi mentali, chiaramente quello che può portare a questo, chiaramente quello che può portare a questo, una persona quando pensa chiaramente solamente alla famiglia, diciamo questo in generale, e ha l'occhio puntato sui figli, eccetera, eccetera, e ha più difficoltà a elaborare un lutto perché il suo ruolo è quello di badare al figlio, alla famiglia, alla casa. Diciamo che è più difficile in questo ruolo che magari della donna indipendente, della donna che va a lavorare, eccetera, eccetera. Magari comunque chiaramente è sempre una tragedia, però veramente per la donna che comunque va a lavorare e ha una sua routine, è più semplice, fra virgolette, perché pensa ad altro, al lavoro, ai colleghi e tutto il resto. E quindi chiaramente, mentre per la donna di casa, pensando sempre solo a quello e pensando che il suo ruolo è badare al figlio e quando i figli hanno un certo epilogo, si è
in un certo senso falliti, si sente un fallimento e quindi chiaramente è peggio. Bene, io mi fermo qui sperando vi sia piaciuto. Fatemi sapere quello che pensate, sempre con calma. E niente, ciao.